Finiamo l'annata sportiva difendendo con le unghie il quarto posto, credo che è meritato. Eravamo sotto 2-0, siamo stati bravi a vincere gli altri tre, abbiamo fatto una buona rimonta, la stessa partita di fine stagione dove le due squadre non devono chiedere niente, minimi obiettivi, loro tenevano a finire bene la stagione e noi a questo quarto posto. Abbiamo giocato una formazione ampiamente rimaneggiata perché l'assenza di Pellegrino si è aggiunta all'assenza di Giorgi, di Barbini che stamattina si è svegliato con un problema alla gamba e anche di Alessandrini. Quindi abbiamo giocato con Pedroni, con Rauson, un ragazzo della Serie D che ha fatto molto molto bene, è entrato durante la partita all'altro centrale, avevo portato Sicali e con Brandi. Sono contento perché ci meritavamo questo quarto posto che è un obiettivo minimo. Però ci eravamo detti in settimana che insomma era giusto che il campionato finisse in questa scala di valori. È stato un campionato a senso unico, Massa ha vinto il campionato, siamo stati in lizza per un po' di tempo per il secondo posto insieme a Modena Est e ai ragazzi di Modena, poi dopo i valori si sono diciamo, dimostrati per quelli che erano all'inizio, noi forse potevamo fare un pochino meglio se non avessimo avuto l'assenza di Pelle, non perché Pedro abbia giocato male, ma insomma. Facciamo 2 punti e una vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, quindi forse potevamo cercare di arrivare terzi, visto che non eravamo sempre stati in quella posizione. È stato un campionato non di alto livello, tranne Massa e Modena Est in alcune situazioni e ultimamente i ragazzi, il resto questa riforma ha ovviamente appiattito un po' i valori, ci servirà ancora un altro anno per capire il vero livello di questa nuova Serie B.